forse qualcuno di voi lo sa. Nel corso di quest'anno la Moto Guzzi V85 TT è stato uno dei modelli che mi ha entusiasmato di più e pare che abbia entusiasmato anche il pubblico italiano, visto che, dichiara la casa, è stato un grande successo commerciale. Adesso, per venire incontro a quella fascia di pubblico che vuol farne un utilizzo più turistico, arriva questo nuovo allestimento, la Moto Guzzi V85 TT Travel, che adotta di serie tutta una serie di accessori che la rendono più adatta alle lunghe percorrenze, a partire da queste valigie posteriori miste in plastica e alluminio, il parabrezza esteso, un dettaglio che molto utile, come avevo anche detto durante la prova su strada, i faretti di profondità. Nulla cambia invece, anche la suite Guzzi Mia, per collegare lo smartphone al quadro strumenti e gestire così istruzioni di navigazione, gestione chiamate e riproduzione dei contenuti multimediali. Nulla cambia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della moto in sé, quindi motore 850 continua a erogare 80 cavalli, 80 Nm, cerchi a raggi non sono in grado di ospitare pneumatici tubeless ma solo quelli con camera d'aria. La nuova Moto Guzzi V85 TT Travel sarà in vendita a partire da inizio 2020 a un prezzo che si stima attorno ai 13.000 euro, quindi praticamente tutta quella serie di accessori che avete visto verrebbe a costare qualcosa meno di 1.500 euro. Voi che cosa ne pensate? Ok, il prezzo è giusto? Vi interessa così o volete farvela un pezzo alla volta? Fatemelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina in alto a destra per ricevere notifica dei nostri video. Approfondite tutte le informazioni che volete sulla Moto Guzzi sul nostro sito motorbox.com e seguiteci su tutti i nostri social, Facebook, Instagram, Twitter. Io vi do appuntamento, come al solito, al prossimo video. Ciao!